Salve a tutti, volevo parlarvi di una cosa che avevo pensato qualche settimana fa, perciò Melevisione era un contenitore, ossia un programma in cui c'erano dei conduttori che poi facevano il loro spettacolino, a un certo punto si fermavano e mandavano un cartone animato, una serie. Ok, cose del genere non ce ne sono più perché sono stati soppiantati da canali come Rai Gulp, Rai Yoyo, a differenza degli altri contenitori come Solletico o Bim Bum Bam o la banda dello Zecchino, non c'erano dei conduttori che fingevano di essere uno studio cinematografico cose, e poi di mandavano il cartone animato, oppure erano dei veri conduttori che facevano proprio un programma di giochi e a un certo punto mandavano un cartone animato. No, facevano come l'Albero Azzurro, ossia era come una sorta di storia, fiction diremmo noi oggi, e a un certo punto mandavano il cartone animato. Melevisione inizia la sua storia il 18 gennaio 1999 fino al 2 maggio 2015, quando è andata in onda l'ultima puntata. Vediamo, ok, questo qui è un parlando di, però vorrei tentare di fare un riassunto. Perciò andiamo a incominciare. Ok, Melevisione è ambientato in questo posto fiabesco chiamato il Fantamosco, dove è abitato da Tonio Cartonio, folletto bibitiere che fa delle bibite squisite, delle bevande squisite che cambiano pure colore. Lui è innamorato alla follia di questa gnoma linfa, che è la sorella di quei due rintronati, cioè di quegli altri due che sono lo gnomo lampo e lo gnomo ronfo. Per intenderci, il primo è uno gnomo velocissimo, l'altro è uno gnomo che dorme, sì, dorme. Tonio ha questo chiosco dove invita sempre i suoi amici e vivono mille, mille, mille avventure. In questo regno dove c'è il famoso Re Quercia, che non vedremo mai fino a un certo determinato episodio, ed è popolato da personaggi bizzarri e anche stralunatici. Per esempio c'è la principessa Odessa, figlia di Re Quercia, che è una principessa viziata ed egoista, in cui unico suo decreto politico è stato il famoso ballo del melastico. Lo fanno pure i pesci, volteggiano contenti, e allora un, due, tre, balla il ballo del melastico. Un, due, tre, come danzalo è fantastico. Gira, poi scendi qua giù, ora salta più lassù e op, sei un melastico anche tu. Ci sono anche altri personaggi come orchi che sembrano dei tenori, in seguito assumeranno veramente l'aspetto di orchi, oppure streghe, tra cui ricordiamo la strega Salamandro, la strega Varana, e nessuno ricorda che c'è stata strega Rosa Ospa. Eh sì, c'è stata anche lei. Poi ci sono state fate, geni, le fate, la fata Gaia, la fata Lina, che è sempre pasticciona. C'è stato anche il lupo fosco, solo una stagione, poi tutti se lo sono dimenticati. Anche perché a sostituirlo è arrivato il famoso Lupo Lucio, protagonista morale del Fantabosco e della Melevisione. Sogni di andare in televisione, ma lui è già il boss della Melevisione. Sei sempre da solo, non sanno il tuo nome, lui invece è già amato da molte persone. Io guardavo questi episodi della Melevisione solo per vedere il Lupo Lucio, insomma. Poi ci sono altri mille, mille personaggi, Balia Bea, e in seguito appariranno anche personaggi che sono stati solo nominati, come il già citato Re Quercia, oppure come il citatissimo, sempre ce lo ripeterà sino alla noia, la principessa Odessa. Stiamo parlando di Principe Giglio. In tutti questi episodi di Tonio ci fa vedere sempre dei lauretti da fare in casa, e ogni tanto azionerà questa Melevisione, ossia questa televisione proveniente dal nostro mondo chiamato Città Laggiù, riportato al Fantabosco, messo assieme, assemblato dagli gnomi, per far sì che vada a mele. Perciò ogni mela un cartone animato, altrimenti c'è lo sputapallin. Ok, queste puntate erano tutte incentrate a farci vedere lavoretti da fare in casa, oppure darci consigli, insegnarci delle cose, darci un minimo di cultura. Ricordo la puntata 107, io non l'ho vista in diretta, però questa puntata è stata interrotta. Interrompiamo il programma alla Melevisione per una breve edizione straordinaria del TG3.
il TG speciale dell'11 settembre, ovvero sia l'attacco delle Torri Gemelle. Una cosa simile è accaduta solo per la Pemaia, quando c'era stato il tentato assassinio di Papa Giovanni Paolo II. In tutti questi episodi non c'è un vero cattivo, perché anche i cattivi, come le streghe e tutto, vogliono solo fare dispetti agli altri, non vogliono mai regnare sul Fantabosco, tranne Glifo Malvento, ma quello lì non si vede mai. Forse l'unico cattivo è stato proprio lo sciupafiabe, sto essere inquietante che sciupa le fiabe, le taglia, le sminuzza. In ogni episodio mi faceva venire il sommo terrore. Gli episodi vanno avanti così, sono fine a se stesso, finché non arriva un episodio in cui dice che il Melevisione vuole crescere e non vuole più essere un contenitore che dà cartoni animati. E perciò nell'episodio Melevisione cresce, la Melevisione stessa va a intuire ai vari personaggi che non vuole più mandare cartoni animati. E vabbè. E perciò credo che la durata degli episodi da 50 minuti sia diminuito a 20. Però dava sempre ottimi episodi, interessanti. E tutto è andato avanti fino al 2004, quando a un certo punto, qui veramente ci sono degli episodi che si devono vedere uno dietro l'altro perché altrimenti non si capisce niente. La fiabola magica, questa fiaba magica che tiene in piedi questi regni di fiaba, si sta cominciando a spegnere. Bisogna trovare una soluzione, tutti cercano una soluzione, credono di averla trovata, ma in realtà la cosa è più complessa. Re Quercia va a far visita all'imperatore di tutte le fiabe, che gli dice che è un folletto, deve andare a città laggiù a insegnare le fiabe ai ragazzi, perché questi ragazzi sono fissi con la televisione, pubblicità, e nessuno gli dice un po', nessuno capisce cosa siano le vere fiabe, le fiabe vere, quelle che sono fatte per divertire, non per vendere giochi o robe varie. Per questo motivo Tonio deve lasciare il Fantabosco. Eh sì, e sarà sostituito da un altro folletto bibitiere, Milo Cotogno, che diciamo anche lui sarà molto simpatico. E ricordo benissimo la puntata in cui Tonio parte, è proprio davvero commovente. Grazie, è proprio ciò di cui ho bisogno. Allora ciao, anzi arrivederci. Con Milo Cotogno ci sono nuove avventure, nuovi personaggi, tra cui Vermio Malgonzo, o come diamine si chiama, che è un personaggio molto serio all'inizio, per poi diventare una sorta di servo idiota di Glifo Malvento in seguito. Ok, passa il tempo, passano anche gli avvenimenti nel mondo reale, come ad esempio quello che nel 2013... delle scenografie di Melevisione sono state abbandonate, lasciate nel cortile, lasciate a se stesse. Insomma, io ho firmato pure una petizione a riguardo. E non so se è per questo motivo che poi le scenografie sono state ridotte. Boh, non lo so. Andando avanti si cambia pure canale, da Rai 3 a Rai Yo-Yo. E ci sono tanti avvenimenti, tra cui il fatto che Principessa Odessa e Principe Giglio diventano un pochettino più saggi e soprattutto diventano re e regina. Ma più si va avanti, più la durata degli episodi diminuisce, da 17/22 a 14/9, e perciò viene tolto, per esempio, lavoretti da fare a casa manuali, oppure molte scenografie, come avevo già detto, rimangono solo la scenografia del bosco e la scenografia del chiosco e basta. Tuttavia gli episodi sono sempre interessanti, fino ad arrivare all'ultimo episodio in cui c'è il nuovo personaggio di il cuoco Danilo, interpretato sempre da Bertazzi, quello che ha fatto Tonio Cartonio, e perciò lui l'ha iniziato e lui l'ha finito, non con i panni di Tonio Cartonio, però è sempre stato lui. E qui finisce la storia di Melevisione. Però devo accodare qualcosa, perché a me questa cosa del 2013, delle scenografie abbandonate e lasciate a se stesse, non mi è piaciuta. Ma nemmeno ad altri è piaciuta questa storia. E infatti molti altri hanno firmato la petizione. Non so se è stata grazie anche a questa petizione che l'anno scorso, nel 2019, per i 20 anni di Melevisione, c'è stata una mostra speciale a Torino in collaborazione con il Centro di Produzione TV di Torino, a cura dell'Accademia Albertina di Belle Arti. Ovvero sia, avevano messo in mostra
pezzi di scenografia, oggetti, costumi, perciò è una cosa bella. E la Rai, con Rai Yo-Yo, credo, ha fatto una maratona intera delle puntate significative, non speciali, significative di Melevisione. In tutta questa serie ci sono stati anche moltissimi episodi speciali, tra cui quelli riconosciuti veramente speciali a quelli che per molti sono stati ritenuti speciali. Molti speciali che toccano anche degli argomenti molto seri e delicati. Posso annoverare lo speciale Il segreto di Fatalina, in cui viene trattato l'abuso sessuale. Sì, sì, c'è Fatalina che viene da un soldato di Requercia. Poi La sposa di Grifo, in cui viene trattato il lutto in famiglia. In questo episodio viene detto che lo zio di Lupo Lucio è morto. E Lupo Lucio non sa come affrontare questa cosa. I dolori di Nina Corteccia, che è la sostituta di Tonio Cartogno e poi anche di Milo Cotogno, cui precedentemente si è detto che i suoi genitori bisticciavano, qui si scopre che non erano bisticci, ma erano proprio litigate molto serie che hanno portato i suoi genitori a separarsi. Questa era una serie, una cosa eccezionale? No, sinceramente no. Ma questo perché non era stata pensata per essere eccezionale, cioè eccezionale nel senso con effetti speciali straordinari, non so, magari un coinvolgimento con Carlo Rambaldi o con altri maestri degli effetti speciali visivi. No, voleva essere una cosa casereccia, ma qui intesa come un senso positivo, perché molti effetti speciali erano molto casalinghi ed erano belli così, perciò non è eccezionale, ma era bella. Se vogliamo dire eccezionale per il fatto che riuscivano a concepire degli episodi adatti per un pubblico infantile di bambini e che potevano capirlo anche i ragazzi, questo qui posso dirlo, sì, è eccezionale. E perciò cosa dire? Sì, ok, questa non era come Bim Bum Bam, non era come Solletico, ma la Rai ci ha tentato e ci è riuscita a farci intrattenere e con tutti questi episodi e sì, devo ringraziarli anche per questo. E gli episodi, grazie anche all'uso del multimediale, si possono reperire su internet e anche su iPlay. Io ho detto tutto, spero di non aver detto corbellerie e sì, ma questo è solo intrattenimento. Per tutto il resto, ci vediamo alla prossima.